Oh, bella a tutti ragazzi, io sono Camp e ben ritrovati sul mio canale YouTube Dress to Punks. Quello di oggi è il video spiegone di giugno 2020. Se ci fosse qua qualcuno di nuovo e ancora non sapesse che cos'è il video spiegone, è un format del mio canale dove alla fine di ogni mese vado a fare un po' il riepilogo delle uscite che ci sono state in ambito punk rock hardcore che personalmente ritengo rilevanti. Un modo per tenermi e tenerci aggiornati su quello che esce in questo fantastico mondo. Adesso fantastico è una parola un po' grande. Comunque, prima di iniziare vi ricordo che sono sbarcato anche su Twitch, qui in descrizione troverai il link al mio canale, sono in live il lunedì sera con una live libera e martedì e mercoledì con due podcast. Sappi che se sei cliente Amazon Prime ti puoi abbonare gratuitamente e facendo questo mi supporti un casino. Ma se sei troppo boomer per saper usare Twitch, sappi che tutti i podcast verranno ricaricati anche qui su questo canale YouTube. Ma basta spammarsi e andiamo un po' alle news di questo giugno 2020. Iniziamo parlando dei Satanic Surfer, che hanno messo una foto sulla loro pagina Facebook dove sono molto contenti e ci fanno sapere che hanno fatto 8 canzoni nuove, quindi probabilmente hanno il materiale per un nuovo EP. Voi siete gasati, io ci devo pensare perché l'ultimissimo disco non mi era piaciuto tanto, lo ammetto. Ma Satanic Surfer, lo sapete, per me sono una di quelle band del corazon, quindi è sempre bello saperli molto attivi. Io spero che questo ritorno di Rodrigo alla batteria possa coincidere con un ritorno a delle sonorità un po' da 666 Motorino o Going Nowhere Fast. Certo, questo è un viaggio mentale, però la speranza è sempre l'ultima a morire. Andiamo avanti e parliamo dello split tra NoFX e Frank Turner. Ne avevo parlato giusto in live ieri, rispetto a quando sto registrando questo video, e mi avete chiesto che cosa ne pensassi dei pezzi di Frank Turner che coverizzano in FX, e la mia risposta è stata piuttosto fredda. Infatti, secondo me le versioni di Frank Turner sono piuttosto mosce. Per il momento ho sentito Falling in Love e Bob, e nessuno dei due pezzi nella versione dell'artista inglese mi è riuscito a esaltare. Detto questo, ragazzi, è abbastanza risaputo che a me la musica acustica non piace particolarmente, quindi è come se chiedi una recensione del tango a uno che gli fa cagare il tango. Non può essere obiettivo. Cazzo, sono andato a tirar fuori il tango? Boh, forse intendevo il pallone tango. Comunque, per farvi sapere quanto sono gasato da questo split, basti sapere che non ho fatto il pre-order, quindi non è un disco che comprerò. Poi è uscito il secondo disco della band di Rotterdam, Giant Eagles, e si chiama Second Landing. E come progetto a me personalmente piace un casino, è una sorta di Ramones Core fatto col sintetizzatore. E gli ho dato qualche ascolto a questo disco e a me è piaciuto veramente tanto. Ogni canzone ha una melodia killer, quindi andatevela a beccare. Ah, non so se l'ho detto già prima, comunque di tutto quello di cui parlerò in questo video ci sarà il link qua in descrizione, così per risparmiarti un po' di sbatta. Poi Riccardo, grazie Vest, ci segnala l'uscita dei Generation 84, band hardcore punk melodico che viene dal Belgio, e se ti piace lo skate punk di impronta anni 90 vatti a beccare sti ragazzi. Comunque dai, sono piuttosto famosi, infatti di nome li conoscevo già, mi ero perso il fatto che era uscito il nuovo disco. La prossima di cui parlerò secondo me è l'uscita del mese, e infatti è il nuovo pezzo di Bob Mould degli Husker Du, che da anni porta avanti una superba carriera solista. È uscito un pezzo che si chiama American Crisis. Ragazzi, il ritornello è qualcosa di devastante ed è un'anteprima dell'album che si chiamerà Blue Hearts e uscirà il 25 di settembre. Andiamo avanti, parliamo dei Mad Caddies, che sono un po' il Lorenzo Cherubini della scena punk rock. Infatti non esiste stagione estiva senza una loro canzone, però c'è anche da dire che i pezzi di Lorenzo Cherubini, detto anche Giovanotti, li schifo, mentre apprezzo sempre tanto i pezzi dei Mad Caddies. Come ho apprezzato questo nuovo Let It Go, canzone da preso benismo e spiaggia, che è un anticipo dell'EP che uscirà nel prossimo autunno. Ah, a proposito di spiaggia, se sentite dei rumori stronzi in sottofondo è che ho la finestra aperta, che ci sono 250 miliardi di gradi, e in spiaggia stanno facendo animazione, quindi se senti delle musiche un po' conga non ti preoccupare. Rimaniamo in ambito Fat Records e c'è il nuovo video delle Bad Cop Bad Cop. Tra l'altro il 19 giugno è uscito il loro disco Off The Ride,
e l'ultimo video si chiama Simple Girl. Adesso il disco me lo andrò a approfondire nelle prossime settimane, comunque i pezzi che sono usciti per il momento mi sono piaciuti tutti quanti. Ma difficilmente le Bad Cop, Bad Cop hanno fatto robe che non mi siano piaciute. Poi ci agganciamo alla prima band della quale ho parlato, i Satanic Surfer. Infatti ancora il protagonista qua è Rodrigo Alfaro, assieme a Stefan Bratt, che è ex bassista degli Atlas Losing Grip e ora bassista dei No Fun At All. E hanno risuscitato il loro vecchio progetto Enemy Alliance, gruppo che aveva fatto uscire un disco a metà anni zero e mi era piaciuto. Che poi un disco no, era uno split con gli Indecision Alarm. E appunto, e quello split mi era piaciuto tantissimo, dopodiché il progetto era in qualche modo stato accantonato. E uscirà un nuovo disco, ci sono per il momento fuori 3 canzoni, il disco uscirà il 31 luglio e non ho fatto il pre-order perché non hanno fatto il pre-order con la maglietta. E che cazzo, uguale Broadway Calls, mettetele le magliette in quel cazzo di pre-order, per piacere, così ve li faccio. Solo il disco mi sminchio. Poi mi pare sempre Riccardo mi abbia segnalato i This Calling, che hanno fatto uscire un disco che si chiama Methods of Project e fanno un punk urlato che può ricordare quello dei Boys at Fire o Alexis on Fire, insomma tutti quei gruppi col Fire nel nome, a parte gli Earth, Wind and Fire, che fanno tutt'altra roba. Nuova uscita molto ganza poi sono i Sewer Rats, che vengono da Colonia e fanno un punk rock melodico molto molto easy. Escono per Monster Zero Records, Disconnect Records e Uncle M Records. Ci ho messo di più a dire le loro etichette discografiche che a parlare della band. Comunque, se ti piace il sound Monster Zero, beccateli che sono molto molto fighi, poco impegnativi e molto diretti. Ora invece andiamo a parlare di Death by Stereo, che hanno rilasciato un pezzo nuovo, California Addiction, che è un'anteprima dell'album che uscirà il 7 agosto. Il pezzo nuovo, tipico in stile Death by Stereo, personalmente non mi ha entusiasmato più di tanto, però diciamo che rientra in pieno negli standard Death by Stereo, che forse in questo momento non ho la massima predisposizione per ascoltarli. Se mi beccavo in un altro periodo sto pezzo magari stavo qua a urlare al miracolo. E nuovo pezzo tanto atteso degli Stinking Polecats dopo tantissimo tempo, si chiama What Do You Do ed è un tipico pezzo da summer vibe, andatevelo a beccare assolutamente. E sempre rimanendo sul summer vibe, vi segnalo i Sano Butters, band olandese, che hanno rilasciato un nuovo pezzo in anteprima del loro EP e il pezzo si chiama Overtime, molto molto carino, beccateveli, band secondo me molto valida. Poi un'altra band che mi ha contattato sono stati i Morgana, che vengono da Firenze e fanno un punk new wave synth. Hanno fatto un demo che si chiama Demo e se vi piace quel genere di musica penso sia molto interessante. E i ragazzi mi hanno chiesto che cosa ne penso e non è esattamente il mio genere preferito questo. Ho visto che siete molto giovani, quindi rega andate avanti così che siete veramente dei grandi. A giugno sono usciti anche 2 nuovi pezzi dei migliori, che sono le cover di Sapore di Sale e L'Emozione Non Ha Voce. Belle belle rivisitazioni in chiave punk rock. Nuovo pezzo anche per le Svetlanas Manowar, dell'album che si chiamerà Disco Sax, e nuovo pezzo anche per i Get Dead. Il pezzo si chiama Pepper Spray e i Get Dead sapete che mi piacciono veramente tantissimo. Tra l'altro spero di riuscirli a vedere molto presto. Il 31 ottobre ho in progetto di andare allo Sbam Fest. Riuscire ad andare a questo festival vorrebbe dire per me un ritorno quasi alla normalità e routine concerti. Mi manca tantissimo il viaggiare per andare a vedere dei concerti in giro per l'Europa / mondo. Continuiamo con questa puntata che credo sarà abbastanza lunga, mi divertirò a montarla, però non potevo non parlare del nuovo pezzo di Lawrence Holmes, Last Words. L'ho fatto alla fine il pre-order di questo disco, tra l'altro l'ho fatto in live su Twitch. Ragazzi, è una canzone con un mood completamente diverso dalla prima che era uscita, ma a suo modo meravigliosa, cantata da Sundowner, e probabilmente sarà il mio disco dell'anno questo, ho pochi dubbi. I Menzies faranno uscire presto un 7 pollici che sarà un'anteprima del loro nuovo disco Punk Rock Addio e il disco uscirà al quello che sarà il punk rock raduno di quest'anno chiamato Worst Raduno Ever.
quindi chi riuscirà ad andare a raduno, io purtroppo non ce la farò, e potrà accaparrarsi in anteprima una copia del 7 pollici dei Mangies. Segnalo una cover dei Verato Scimmia che mi è piaciuto parecchio, una cover dei Moop di Squallido, me la sono ascoltata parecchio in questi ultimi giorni. Forse poi un gruppo punk rock italiano che ha fatto uscire il suo primo disco sono i Presimale, che vengono da Cesano Maderno. In bocca al lupo ragazzi per questa uscita, fanno punk italiano e quindi supporto incondizionato. E chiudiamo questa puntata parlando dei Danborn, che vengono da Viterbo, che hanno fatto uscire un EP che si chiama The Last Man on Earth. Fanno Oi Street Punk. Se siete fan del genere, non perdetevi questa band italiana. Allora, mi pare di aver detto tutto. Come al solito, se mi sono perso qualcosa, segnalatemelo su Instagram al mio account cantacc666 e scrivetemi lì, anche se avete un gruppo punk rock e volete segnalarmi la vostra uscita, e in caso ne parlerò qua in uno di questi video prossimamente. Grazie per aver visto il video fino a qua, e quanto a noi, ragazzi, ci becchiamo come al solito molto molto presto. Dai!